questo paese era come tutti i paesi che erano le strade con selciato, le scale con le pietre, chi era bucata, chi era rotta, chi era levata, però quello che era bello che la gente aveva dignità e rispetto verso il prossimo, contrariamente a questo periodo. Dignità significa che uno era orgoglioso di portare rispetto, era orgoglioso di fare, invece adesso niente. Se uno gli faceva un favore era molto riconoscente, invece adesso se vede che me lo dovevi dare, è differente. È incominciato un po' a cambiare da quando che hanno approvato le 5.000 lire al mese ai consumatori diretti. Allora, quando che approvarono le 5.000 lire ai consumatori diretti, la nuora che aveva il socio in casa, se era morente, pregava a Dio che lo faceva campare fino a quando prendeva la pensione, che prendeva 10.000 lire, che all'epoca pagavano ogni 2 mesi. Ogni 2 mesi davano 10.000 lire. Adesso che i soceri sono pieni di soldi, perché il socero, anche se piglia quando ci danno a noi 700 euro, che ci deve fare? Campa con poco. E quindi è pieno di soldi. Però la nuora non lo vuole. Vedi la differenza. È incominciato a cambiare dagli anni 60, 65. Piano piano, piano piano, adesso siamo arrivati a chi sono io, che adesso tutti hanno qualche cosa. Era bello quando uno incontrava uno per strada e gli diceva: dove va? Quello era il saluto. Dove sei andato? Era il saluto. Si è mai detto, lo dicevano adesso, dice: che te fregati. Era, però era bello. Ma era meglio prima che adesso. Prima, se uno segnava una cosa e diceva domani ti pago, pagava. Invece adesso segnano una cosa e poi se ne scordano. No, prima la gente era dignitosa, era rispettosa su queste cose. È una cosa che devo dire, che si vergognava se non riusciva a poter essere puntuale. All'epoca tutti i paesi, la gente era fidata quando poteva corrispondere a come è pattuito.